iniziato a suonare il basso a 11 anni, suonando in varie band rock e pop, studiando nella scuola della mia città. Sono arrivato al CPM a 21 anni, mi sono iscritto al corso AFAM di basso elettrico pop rock. Studiando al CPM ho avuto modo di conoscere e studiare in maniera più approfondita alcuni linguaggi musicali che avevo soltanto provato ad esplorare. Per esempio jazz, il latin, la fusion. Mi sono subito reso conto che c'era tanto da studiare. Qui infatti ho studiato con 4 docenti, Ciro Burchiani, Alberto Vollati, Giulio Corini, coordinati dal capo dipartimento Dino D'Autorio, con il quale ho studiato i fondamentali di basso, jazz, latin, slap e pop. Con Ciro Burchiani ho studiato il traditional blues, con Alberto Vollati il rock e la fusion e con Giulio Corini il jazz e l'improvvisazione e i rudimenti per contrabbasso. Col maestro Giuliano Lecis invece ho affrontato un percorso di 3 anni in pianoforte complementare. Secondo me è uno dei valori aggiunti dello studiare qua in CPM. Mi ha aiutato a ampliare notevolmente la mia formazione musicale generale. Studiare con 4 docenti diversi mi dà la possibilità di esplorare i generi e i linguaggi a loro assegnati dal direttore del corso, ma soprattutto mi dà la possibilità di recepire i valori professionali dati dalle persone singole e dalle loro esperienze. I casting in CPM mi hanno dato la possibilità di suonare ad alcuni eventi interni con artisti come Herman Meta, Bernardo Lanzetti, Mario Lavezzi, Dargen D'Amico e molti altri. Qua in CPM ho inoltre partecipato a casting per produzioni esterne come trasmissioni televisive, tournée. Per esempio è l'ultimo casting a cui ho partecipato per suonare con Andrea Gresti e Giorgio Vanni, nel quale sono stato selezionato insieme ad altri ragazzi del CPM. I progetti nati qua in CPM sono molteplici, uno fra tutti la Ultra Pop Band, che ci ha visto protagonisti su vari palchi importanti come quello del Blue Note di Milano e del Castello Sforzesco. Durante il terzo anno a AFAM mi sono concentrato sulla preparazione della tesi finale, che consiste in un'esibizione e in un elaborato scritto. Nel mio caso ha riguardato le linee d'accompagnamento e i timbri con il basso elettrico, ovvero il percorso sia delle sonorità che dei riff di basso all'interno della musica leggera.